Tempo di uccidere di Ennio Flaiano è il primo romanzo che ha vinto il primo premio Strega ed è anche l'unico romanzo scritto da Flaiano. Flaiano è stato in Africa orientale come sottotenente e in qualche modo in questo libro ha ripreso anche le sue esperienze autobiografiche, anche se non è esattamente un romanzo autobiografico. Aveva scritto un diario in colonia e ha cominciato a scrivere un romanzo sulle sensazioni simboliche e oniriche di quello che ha provato durante quel suo viaggio. È un romanzo molto interessante perché parla dell'esperienza coloniale italiana, è quasi un unicum nel dopoguerra perché appunto di colonialismo non si parlava, anzi il colonialismo che è stato costitutivo della storia italiana subito dopo la fine del fascismo è stato messo in uno sgabuzzino e mai più toccato. E solo ultimamente, grazie al fiorire di studi postcoloniali, in Italia si è ricominciato a parlare di colonialismo a livello soprattutto di ricerca e timidamente negli ultimi anni anche a livello narrativo. Ecco perché il romanzo di Ennio Flaiano è così importante, perché in qualche modo fa riemergere le famose tra virgolette porcherie che sono state fatte in Africa orientale, quindi anche se non è un romanzo antiimperialista, fa vedere molto bene quali erano le dinamiche di potere verso l'altro. Infatti il tenente, il protagonista di Flaiano, un tenente senza nome che non è esattamente l'autore però ha alcune peculiarità dell'autore, attraversa questa storia coloniale con un senso di colpa che lo accompagna dalla prima all'ultima pagina. Io, in quanto scrittrice italiana ma anche somala e soprattutto figlia di somale, mi sono avvicinata al libro di Flaiano perché cercavo una narrazione che parlasse di questa relazione coloniale tra Italia e Africa e devo dire che nel vuoto cosmico delle lettere italiane è uscito Flaiano ed è stato veramente una grande scoperta per me, perché in qualche modo mi ha permesso anche una sorta di riscrittura di questo romanzo, non una riscrittura reale, ma in qualche modo un percorso che vedo attraversato anche la mia scrittura. Flaiano non soltanto ha ripreso una materia, diciamo, intoccabile, ma l'ho fatto con uno stile surreale, uno stile onirico che, devo dire, mi ha insegnato molto come scrittrice. È un libro che consiglio sia per la tematica e sia per il grande stile e la grande sapienza che questo scrittore è riuscito a mettere in ogni riga del suo romanzo.